Questa storia comincia nel tempo che la fame era padrona del mondo e anche un piccolo pezzo di pane poteva sembrare grande e importante quanto un pianeta. Questa storia comincia in un bosco. Dietro questi alberi, in una capanna di legno, viveva un giovane tagliaboschi con la sua seconda moglie. Seguente, prima che tramontasse la luna, sveglia poltroni, sveglia! Dobbiamo andare a tagliare legna nel bosco! A tagliare legna nel bosco, a tagliare legna nel bosco! Sì, a tagliare legna nel bosco! E non perdiamo altro tempo! Presto, in marcia! E andarono per il bosco. Mentre riposavano sotto quell'albero, nel cielo apparve uno strano uccellino bianco. Un uccellino che sembrava dire: mangiami, 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 mangiami. Anzi, le Gretel, che avevano tanta fame, si misero subito a seguire quell'uccellino che: mangiami, 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 mangiami. Andò a fermarsi sul tetto di una casa, che però non era una casa normale. No, era una casa tutta da mangiare, acci picchia. Hansel e Gretel non credevano ai propri occhi. Hansel allungò subito una mano e staccò un pezzo e cominciò a mangiare. Com'era buona quella casa! Vecchietta, era una strega cattiva, dagli occhi rossi e dalla vista corta, che attirava i bambini nella sua casa per ingrassarli e mangiarseli. Non aveva visto mai nessuno così bello e se ne innamorò immediatamente. E non si accorse che il cattivo tempo arrivava e che dal fondo del mare un rombo saliva. Fu una tempesta inimmaginabile. La nave sembrava volare in cielo. I marinai affogarono. Ora pagami. Dammi quello che hai di più bello, dammi la tua voce. Ma come posso dirgli che l'amo se non avrò la voce? Avrai i tuoi occhi, avrai le tue gambe, pagami, pagami. La piccola sirena allora si allontanò per prendere coraggio e poi offrì la sua piccola lingua rossa. Grande cambiamento, tanto atteso, era arrivato sulla terra. Adesso c'erano aria, acqua, suoni e nel mare azzurro appena nato il sole, colorato anche lui, tramontava. Il sole rosso, gridò Pietra. Guarda, Sasso, il sole rosso! Scaricavano fulmini dorati. Lunghi arcobaleni in cielo e in terra annunciavano colorazioni mai viste prima. E la clorofilla cominciava la sua avanzata. Incandescente, ribollente, in abito prismatico allungato e da una piccola crepa, giù in basso a sinistra, venne fuori molto timidamente un amico di Sasso, che dette un'occhiata e ritornò dentro in tutta fretta, perché lui sì che aveva paura. Poi, con una scossa più violenta, incominciò ad uscire una strana nuvola di gas, mai vista prima. Pareva che una grande mano la tirasse fuori con fatica dalle viscere della terra. Il paesaggio cominciò ad annebbiarsi. Preparava tutto e si metteva a tavola. Aspettava suo marito, che puntualmente arrivava. Lui era un tipo un po' chiuso e assomigliava stranamente al macellaio.
Quel giorno a tavola c'era anche il loro figlio studente. Ma come sei cresciuto, figlio! E giocava in una squadra di basket speciale. Sara, ma non mi somiglia affatto. È anche verde, pacifista e vegetariano. Non cominciamo a parlare di politica, Sentite piuttosto che cosa ho sognato questa notte. Ho sognato la barca, quella del bosco morto, che trasportava un carico di viaggiatori, un po' felici ma anche un po' timorosi. C'è la crisi, qualcuno mormorava. Paese piuttosto lontano ma anche abbastanza vicino, c'era un prato verde bellissimo, dove c'era una casina così carina, così piccina, che sembrava essere piovuta lì dal cielo. Questa era la casetta di Tea. La 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 la, salve, io sono Tea e questa è la mia storia. La 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 la, tu 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 tu, ha ha ha. Ma mentre Tea ballava nella sua stanza, qualcosa di misterioso avvenne. Delle ombre alle pareti cominciarono ad apparire. Ovviamente Tea non si mise assolutamente paura. Queste ombre, lentamente, dalle ombre apparirono dei bellissimi alberi e la sua stanza si trasformò in una meravigliosa foresta incantata. Sono Bavoso, il mostro un po' schifoso. Salve. Io sono Gomma, il mostro che è sgomma. Io sono Scarlattina, la mostra più carina. Salve, salve, ma com'è bello! Senti, cara, adesso facci vedere quello che sai fare. Nessuno? Ma che strano nome, che strano nome. Ma che mi hai dato da bere? Che mi hai dato da bere? Nessuno, non ti vedo più. Mi gira la testa. Seggiolina, chi si è seduto sulla nostra seggiolina? Chi dorme nel mio lettino? Chi dorme nel mio lettino? Chi dorme nel nostro lettino? Ma è Biancaneve la principessa? È Biancaneve la principessa? È Biancaneve la principessa? Ma è Biancaneve la principessa? È Biancaneve la principessa? Clappate, 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 annunciato da un forte chiarore, arrivò il vento, che sollevò le onde, che sollevò il pecod, che sollevò quella puzza di olio di balena e di carne in salamoia di cui era piena la stiva. Ma di Moby Dick, la balena bianca, neanche l'ombra. Una cammina verso il centro del bosco, quando improvvisamente trovai dietro un cespuglio il cacciatore. Cappuccetto, è possibile che quando non ci sei tu neanche l'ombra di un lupo? Meno male che sei arrivata, lo beccheremo sicuramente. Vado ad aspettarti al solito posto, eh? Vado!